Missione compiuta per il Potenza. Nono posto e meritato pass per il primo turno dei playoff. Verdetto tutt'altro che scontato, visto la caratura dell'avversario arrivato al Viviani, quel Catanzaro, dominatore del campionato, e voglioso di salutare la Lega Pro con la quota mostra di 99 punti. Nulla di tutto ciò è avvenuto. I ragazzi di Raffaele battono la capolista 3-2 con una prestazione sublime, non senza qualche affanno nel finale. Per l'ultimo uscito in regular season, Raffaele affianca nuovamente Burano a Caturano. Nel suo 3-5-2 nel Cadanzaro ruota alcuni uomini vivarini ma senza rinunciare ai 43 gol della coppia iemmello Biasci. Nessun timore da deferenziale per il Potenza. L'avvio è alquanto pirotecnico. Dopo 3 minuti Tali è lanciato in campo aperto, ma in Cespica sul più bello. Passano altri 2 minuti ed ecco un'altra palla gol colossale. Caturano stacca a botta sicura. Sala compie un autentico prodigio. La terza è quella buona per il Potenza. Sale la traversa, respingono un cross deviato dalla destra. Murano li ha postato. Con regge del meritato 1-0. Per la prima bisale dei calabresi bisogna attendere il ventesimo, quando Iemmello si fiona sulla palla vagante ma senza incidere e tuttavia sempre il Potenza a farsi preferire a colpire. Caturano veste i panni dell'assistman, Murano si gira con troppa facilità e fa secco sala. 2-0 e playoff ora veramente un passo. Il Viviani una bolgia, il Catanzaro riemerge solo nel secondo tempo e lo fa come meglio sa fare. Tiro cross di Cazzeris difesa immobile, Iemmello realizza il più facile dei 28 gol del suo classico Amoroso campionato, aleggia ora un po' di timore tra i lucani. Subito smorzato da Lorenzo del Pinto. Tempi di inserimento perfetti, saltati due avversari e piazzato del 3 1. Avrebbe anche l'occasione del Poker il Potenza allora di gioco. Cost to cost un entrato di grazia, sala si distende e spinge. Non conosce Rese il giocattolo perfetto di Vincenzo Vivarini, Sunas riceve da Iemmello e Fulmina Gasparini dal limite per quello che è il gol numero 102 del campionato del Catanzaro. Con il minimo vantaggio, regge benissimo il castello difensivo. Eretto dal Potenza. Caturano murato sulla linea, va vicino al 4-2, poi il batticuore al pubblico del Viviani lo provoca questo colpo di testa di Cianci sull'ultimo pallone della partita, palla sul fondo ed ecco poi partire la festa. Il Potenza infligge la seconda sconfitta in campionato al Catanzaro e si regala il derby playoff contro il Picerno.